Le cose che non dici di Yuki 21, capitolo 3, lezioni diverse. Reika, sono passati 4 giorni dal mio ingresso a Libiya e per quanto tremi ad ammetterlo, direi che sta andando tutto piuttosto bene. Si studia molto e l'istituto offre tantissime attività extrascolastiche che permettono di aumentare una media finale. Io chiaramente devo ancora fare la mia scelta, anche se Hiroshi insiste nel dire che è una cosa scontata. Oggi devo iniziare ufficialmente il mio lavoro da modella. In pratica, al termine delle lezioni devo fermarmi un'ora in più e partecipare al laboratorio di arte che frequenta Hiro. O meglio, devo solo stare un'ora immobile davanti a lui che mi fa un ritratto. Quando me l'ha detto, qualche giorno fa mi è venuto il panico. Non mi piace essere osservata. Guardata sì, ma osservata in ogni dettaglio no. Peraltro, lui mi conosce così bene che può ritrarmi senza avermi fisicamente davanti. Ma sembra che tutto ciò alzerà anche la mia media scolastica e comunque non posso rifiutare un favore a Hiro-kun. Vedremo che ne verrà fuori. Il sensei Okada sta cercando di far capire a Saito una qualche equazione complicatissima. Poverino, in questo momento ha tutta la mia solidarietà. Per me quella roba è peggio di un geroglifico da decifrare. Il mio cellulare oggi è insolitamente muto. Hiro non mi ha inviato nemmeno un messaggio. Siamo venuti a scuola insieme come sempre, ma poi lui si è dileguato. Ma in fondo è giusto così. Non può starmi sempre vicino, non sarebbe giusto. Solo che quando c'è, il cuore mi fa male. Hiroshi. C'è un bel sole fuori e mi sento carico di energie. Reika se la sta cavando alla grande. Ieri l'ho sorpresa che faceva 2 chiacchiere con alcune compagne di classe, ne sono felice. Sono uscito dalla mia aula con la scusa di cercare un libro in biblioteca. Mi lasciano andare perché tanto sono stato già interrogato, quindi è inutile per me restare in classe a sentire le altre interrogazioni. La biblioteca è dall'altra parte dell'edificio, ma io sto salendo le scale che portano al 5° piano. Sul pianerottolo del 5° piano ci sono solo 2 porte. Una conduce fuori, l'altra sulla terrazza. Ci vanno gli studenti a fumare di nascosto. L'altra tiene nascosto un ambiente sempre chiuso. È un'aula che veniva usata come sala proiezioni. Dentro ci sono ancora dei divanetti in velluto. L'hanno chiusa perché ne hanno aperta una più grande al 3° piano. Io ho la chiave di questa stanza. Ho svolto dei lavoretti per la segreteria tempo fa ed ho ben pensato di farmi un duplicato di tutto ciò che poteva tornarmi utile, inclusa una copia delle chiavi per gli ambienti più ambiti, cioè quelli in cui nessuno ha motivo di venirti a cercare. Entro con la consapevolezza di non essere solo. Si avvicina e mi guarda con malizia. Sei stato molto cattivo ultimamente, Hiro-kun. Sembra che non te ne freghi più nulla di niente e di nessuno, a parte di quella tua amica tanto esotica. Te l'ho spiegato, ha bisogno di me. È una ragazza complicata e siamo amici di infanzia. Sono certo che quando la conoscerai ti piacerà. Reika è molto intelligente, poi... Ma non mi fa terminare la frase che la sua mano è già posizionata sul mio inguine. Non ha voglia di parlare, e a dire il velo, nemmeno io. Iniziamo a baciarci con desiderio, le lingue che si cercano, le mani che esplorano. Dopo pochi secondi sento già che sta sbottonando i miei pantaloni. Meglio, dobbiamo sbrigarci. Non possiamo assentarci per troppo tempo. Infila una mano dentro i miei slip e lo prende con forza. Io sono già duro ed inizio a ansimare quando il movimento della sua mano diventa veloce come desidero. Poi sento il mio membro entrare nella sua bocca. Non avrei sperato tanto con così poco tempo a disposizione. Affondo le mani tra i suoi capelli scuri e mi lascio andare. Non posso urlare, rischieremo di essere sentiti. Ma godo comunque, senza ritegno, fino a dovermi sostenere con una mano al muro. Mentre vengo non riesco a pensare a niente altro che non sia il mio piacere. Cancello tutto dalla mia mente. La scuola, le interrogazioni, le lezioni di arte, Reika. Rio. Anche oggi è molto carina. Da quando questa ragazza è entrata a far parte della mia classe è diventato quasi piacevole per me venire a scuola. Mi basta voltare leggermente la testa per darle un'occhiata. Quando studia ce la mette tutta. Guarda e riguarda il suo libro tenendosi una ciocca di capelli tra le dita. Okami, quei capelli devono essere morbidissimi. Adoro il loro colore così esotico. A volte, presa dalla concentrazione, usa una penna come fermaglio e se li tira su. E a me viene voglia di darle un bacio su quel collo liscio e rosa. Il problema è che tanta bellezza non sembra essere accompagnata da un buon carattere. Non ha ancora legato con nessuno di noi e rivolge a malapena le parole alle altre ragazze.
Quando c'è pausa tra una lezione e un'altra, esce sempre di corsa per cincare in Oshigenda. Forse potrei parlare con lui, visto che lo conosco abbastanza bene. Mi chiedo perché abbia tenuto nascosto per così tanto tempo una ragazza come questa. Che ne sia geloso? Ma no, è impossibile. Comunque, la cosa che mi piace di più, in assoluto di Reika-chan, è che non ha mai rivolto fino ad ora la parola a Sasuke. Vuoi vedere che questa ragazza è un osso duro persino per quell'egocentrico del mio migliore amico? Negli occhi grandi e verdi è troppo carina. Reika. Ci risiamo. Saitoku mi sta fissando di nuovo. Ma che gli passerà per la testa? Reika-chan? Oh, Aiko, ciao. Posso fare qualcosa per te? Qui tutti si chiamano per nome, con grande confidenza. È una vera fatica per me che sono così riservata. Onoda-sensei mi ha mandato a chiamarti. Dice che devi andare subito nell'aula insegnanti. Credo voglia parlarti di qualcosa. Ti accompagno io. Cazzo, arriva la tempesta, lo sapevo. Ringrazio Aiko e la seguo. Mentre camminiamo cerco di pensare a cosa posso aver combinato in soli 4 giorni, ma giuro che non mi viene in mente nulla. Arriviamo. Sensei, siamo in Owe King. Possiamo entrare? Sì, certo. Reika, vieni, siediti qui, per favore. Grazie, Aiko. Quando torni in classe, chiama Sasuke e digli di raggiungerci, per cortesia. Va bene, sensei, vado subito. Aiko si allontana, ma prima di uscire mi fa l'occhiolino. Quella ragazza mi è simpatica. Qualcosa non va, sensei? Oh no, tranquilla, Reika. Ti ho chiamato solo per parlare del risultato del tuo test. Il test di verifica di lunedì? Esatto. Intanto volevo farti i complimenti. Ho trovato gli argomenti da te trattati per il tema libero molto interessanti. Scrivi bene. Vedi, l'unico appunto che devo farti è per ciò che riguarda le materie scientifiche. Mi sembra che tu abbia delle difficoltà in matematica, educazione tecnica e informatica. Sei rimasta indietro o è proprio che non le digerisci? Il sensei Onoda è davvero gentile. Non essendo il suo campo, probabilmente doveva essere il sensei Okada a parlarmi. Ma considerando che Onoda passa molto più tempo nella nostra aula, ha preferito prendersi lui l'onere di rimproverarmi. Mi dispiace, non sono molto brava in queste materie e in più temo di essere rimasta piuttosto indietro. Ma studierò, mettendocela tutta, glielo prometto. Tranquilla, Reika, non sono qui per rimproverarti. Ho già discusso il tuo caso con il professor Okada e abbiamo trovato la soluzione che riteniamo più idonea per aiutarti a superare queste due difficoltà. Qualcuno bussa alla porta e subito dopo entra un ragazzo piuttosto alto. Lo guardo distratta per un attimo e mi accorgo che è il tizio che siede proprio davanti a me, l'amico di Saito. Si chiama Sasuke Kawashima, se non erro, ed è un ragazzo piuttosto silenzioso e diligente. Credo sia il secchione della classe. Da quel che Saito ha fatto intendere, ha praticamente il massimo di voti in ogni materia e nonostante ciò, dall'aspetto sembra tutt'altro che un nerd. Come diavolo farà? Ciao Sasuke, siediti qui per favore. Il tizio obbedisce e prende il posto accanto a me. Bene, Sasuke è lo studente migliore della tua classe e a dirla tutta è fra i migliori dell'intero istituto. Come sai, Reika, la nostra scuola offre molte attività formative e integrative che consentono di aumentare il punteggio finale. Sasuke in tal senso si occupa di coordinare una serie di lezioni di recupero per i soggetti che necessitano di un aiuto in più. Attualmente sta dando ripetizione a Ryo Saito proprio per le materie in cui anche tu sei maggiormente in difficoltà. Questo sensei è un mito. Usa parole gentili per non dire nelle materie in cui fai praticamente schifo, King. Mi sa che sto iniziando a innamorarmi di lui. E sembra che persino un testone come Ryo stia iniziando a capirci qualche cosa. Perlomeno è riuscito ad avere la sufficienza nell'ultimo compito in classe. Così abbiamo pensato che Sasuke potrebbe aiutarti nelle materie scientifiche. In pratica, ti darà ripetizioni 2 volte a settimana dopo l'orario scolastico. Abbiamo un'aula a disposizione proprio per questo tipo di attività. È un impegno serio, ma consentirà a lui di aumentare il suo punteggio finale e sarà utile a te per recuperare quello che ora ti manca. Che ne pensi, Reika? Primo pensiero, sensei. Merda. Ripetizioni con questo tipo inquietante. Che rottura. E poi Roshi mi aveva già dato la sua disponibilità, ma suppongo che rifiutare non se ne parli. La trovo una splendida opportunità e vi ringrazio infinitamente, ma lui segue già un altro studente, non avrà troppi impegni? Vediamo se evito la seccatura. Per me non c'è problema. Una volta che avrò recuperato quel tanto che basta, posso organizzarmi in modo da dare ripetizione a te e a Ryo nello stesso pomeriggio.
Direi che è perfetto, Sasuke. Ottimo. Considerando che siete compagni di classe, salto le formalità. Sasuke, questi sono appunti per quanto riguarda il programma di recupero di Dereika. Hai carta bianca su come organizzarti. Abbiamo terminato, ragazzi. Potete tornare in classe. Grazie per il vostro tempo. Salutiamo con un lieve inchino e usciamo dalla stanza. Il ragazzo osserva il foglio che il professore gli ha consegnato e sbuffa. Lo sapevo. La sua è una facciata. Gli interessa aumentare il punteggio, ma gli starà scocciando da morire di dover perdere tempo con me. Mentre cammina, lo osservo da dietro. È piuttosto alto per essere un giapponese. Le sue spalle sono larghe, sembra muscoloso. Ha i capelli ribelli e neri come la notte. Ad un tratto si ferma e si gira a guardarmi. Anche i suoi occhi, dal tipico taglio orientale, sono neri e grandi. Fanno pensare ad un pozzo senza fine. Da quello che c'è scritto qui, sei un disastro. Praticamente, devi recuperare il programma di 2 anni. Sarà dura. Ai, inizio a sentire lo stomaco che si stringe. Respiro e fisso il volto del ragazzo. Sì, lo so, non sono mai stata portata per le materie scientifiche. Vedrò di impegnarmi. Dovrei davvero darti da fare. Senti, è meglio chiarire subito una cosa. A me non piace perdere tempo. Questo programma di recupero l'ho suggerito io alla direzione scolastica e quindi ci tengo particolarmente. Di conseguenza, pretendo il massimo dell'impegno. Dovrei studiare parecchio. Io non sono uno che ci va leggero quando mi prendo una responsabilità. Il tipo inizia seriamente ad innervosirmi. Io non prendo nulla alla leggera, quindi puoi stare tranquillo, studierò. Kawashima mi squadra per un istante e si volta. Ecco, direi che preferisco le sue spalle al resto. Che seccatura. Torniamo in classe e attendiamo la fine delle lezioni. Quando suona la campanella scatto come al solito, ma vengo bloccata da Ryokun. Reika-chan, ho saputo che a breve studieremo insieme. Intendo io e te e quello zodico di Sasuke. Vedrai, sarà divertente. Metà classe si volta ad osservarmi. Sasuke richiama subito all'ordine Ryo e io ne approfitto per scappare. Esco e attendo. E poi finalmente vedo il sorriso di Roshi. Allora, sei pronta? Oggi ti farò un bellissimo ritratto. In realtà non ne ho fatto voglia, ma non posso negargli questo favore. E così lo seguo fino all'aula di arte. Sasuke. Che noia, mi tocca dare ripetizioni a quella strana ragazza. Più guardo questo programma e più mi domando da dove iniziare. Nemmeno Ryo è messo così male con le materie scientifiche. Ehi, scemo! Non urlare sempre, idiota, che c'è? Perché mi guardi così? Sei davvero un bastardo. Dopo nemmeno una settimana hai già l'occasione per stare da solo con la nuova arrivata. Ai cervelloni bellocci come te va sempre tutto bene. Quanto ti invidio. Ma falla finita. Quella sta messa peggio di te con lo studio. E credimi, ce ne vuole ad essere peggio di te. Mi farà solo perdere tempo. A breve, quando inizierà a frequentare le altre oche della nostra classe, non si farà nemmeno vedere alle ripetizioni. Peggio per lei. A me tanto, fa solo buona pubblicità con Sensei. Sarà, ma non credo che sia tipo da perdersi in chiacchiere tra ragazze. Non hai notato? È qui da giorni e non parla mai con nessuno. Corre sempre via quando suona la campanella. L'unico a cui dà confidenza è Hiroshi. Non so, ma a me sembra una ragazza molto sola. Ripensandoci bene, forse questo scemo ha ragione. Io non mi guardo molto intorno, preferisco stare per i fatti miei. Ma quella ragazza ha un atteggiamento davvero insolito. Ed oggi poi, quando le ho parlato, mi ha guardato dritto negli occhi. Non so, ma è strano. Ha uno sguardo che ti scava dentro. Sarà che non conosco nessuno con gli occhi così grandi e chiari. Comunque, a me basta che non mi dia grane. Reika. Allora, stai ferma lì sullo sgabello. Non devi fare nulla di particolare, non metterti nemmeno in posa. Mi piace ritrarti al naturale. Raccontami la tua giornata intanto. Quando Hiroshi dipinge, ha sempre un viso sereno. Chissà se quando suono ho anche io questa espressione così. Gli racconto la news delle ripetizioni e lui ascolta senza staccare gli occhi dal foglio. Mi chiede chi è il poverino che dovrà prendersi cura di me. Si chiama Sasuke Kawashima, che poi è il tizio che mi siede di fronte, cioè quello che non parla mai. Mi sa che è più silenzioso di me, e sì che ce ne vuole. Hiro alza gli occhi e mi guarda con aria stupita. Quel Sasuke Kawashima? Il genio della Ibia? Già, ha detto più o meno così anche il professor Onoda. Perché hai quella faccia preoccupata? Non sono preoccupato, però tu stai attenta. Quel ragazzo è bravissimo a scuola quanto bastardo nella vita privata. Si dice che si diverte a spezzare i cuori delle giovani ragazze di questo istituto.
Sbotto a ridere. Hiroshi è ridicolo quando parla di queste cose. Si mette a ridere anche lui, non mi va di dirgli che quel ragazzo mi agita. Ecco, ferma così. Quando sorridi sei bellissima. Sento che le guance prendono colore. Ad un tratto si avvicina qualcuno. Ehi Hiroshi, così è lei la tua amica? Vega, giusto? Io accenno un lieve inchino senza abbassare lo sguardo. Il tipo ha dei capelli lisci, molto curati e discretamente lunghi, legati dietro la nuca. Look insolito per un prestigioso istituto come questo, soprattutto considerando che si tratta di un professore. Si nota subito che è particolarmente giovane, avrà al massimo 5 o 6 anni più di me. Osserva Hiroshi con lo sguardo curioso e gli propina un paio di consigli per catturare meglio la luminosità dei miei capelli. Poi lo saluta per tornare ad uno studente che sembra in difficoltà con una scultura in creta. Prima di allontanarsi, appoggia una mano sulla spalla di Hiroshi e gli sorride beota. Allora penso che nulla cambia in fondo e che il mio cuore è ancora malato. Oggi non è una buona giornata. Hiroshi. Quando Dazai Sensei si è avvicinato per presentarsi a Reika, il mio cuore ha preso a galoppare. Odio questa sensazione che tutte le volte è la stessa. Odio perdere il controllo della situazione, ma non potevo certo dire al mio prof di starmi lontano anche durante la sua lezione. Reika è rimasta muta e immobile. Io ho continuato a ritrarre il suo dolcissimo viso. Se solo certe cose fossero diverse, se fossero più facili. Ma non posso cambiare il mondo. Né me, né lei. L'unica cosa che posso fare è cancellare dal mio ritratto lo sguardo allegro di prima e sostituirlo con questo sempre bellissimo, ma più malinconico. Ti prego, Reishan, non smettere mai di sorridere a me.